Registrazione attaccata. Bene, procediamo all'appello dei presenti. Presidente Russo. Presente. Consigliere Girotti. Presente, buongiorno. Consigliere Caronia. Assente. Consigliere Ferrara. Presente. Consigliere Gentile, consigliere Melluso, Presente. consigliere Tantillo, presente. Quattro, cinque presenti. Bene, vogliamo controllare se oggi sono C'è la dottoressa Gallo. Si è la dottoressa collegata. Gallo si è inserita? Sì, si è collegata ora. Allora, sì, presente, presente, Giulio Tantillo è presente. E allora, bene, ora lo vedo che è collegata. Dottoressa Gallo, noi l'abbiamo invitato relativamente a un bando che è uscito per, diciamo, ricerca di locali per spazi scolastici. Se cortesemente lei ci può dire quali sono il tipo di locali e se avete fatto una ricognizione su beni comunali, perché difatti noi abbiamo invitato anche la dottoressa Di Meglio, per chiedere se avete fatto una ricognizione sui beni patrimoniali o beni pubblici prima di avviare questo bando. Quindi se mi può delucidare intanto su questo, in attesa che arrivi la dottoressa Di Meglio per chiedere a lei se ci sono locali e in quale parte della città sono richiesti questi locali. La parola alla dottoressa Gallo. Dottoressa Gallo, mi ha sentito? Anna, puoi verificare se la dottoressa Gallo è in collegamento e ci sente? Sì, un attimo, vediamo. È in collegamento la dottoressa Gallo, che ci sentano, mi Collegamento stanno lo vedo. presentando. Ah, il Infatti. microfono spento. Vorrei Dottoressa, forse deve capire riaccendere il microfono. se. Ora vediamo se io riesco. No, a riaccendere non lo può No. fare. No, non lo posso. Può spegnerlo, non il contatto. Possiamo soltanto spegnerlo. Glielo volevo accendere. Abbiamo come chiamarla la dottoressa? Forse No, io non ho il numero. ha problemi, ha No, lasciato la riunione. è uscita, forse ora si ricollega. Problema. Comunque, Mimmo, mentre aspettiamo, io ho visto sul sito del comune e la ricerca riguarda la circoscrizione tutte tranne la prima e la settima, quindi seconda, terza, quarta, quinta e ottava. Io sapevo Sì, come sì. indiscrezione seconda e ottava. Però il bando pubblico, cioè il bando, la richiesta di manifestazione di disponibilità riguarda invece cinque circoscrizioni, sei circoscrizioni, no, cinque. Quello che hai detto tu sono sei. Seconda, terza, quarta, quinta e ottava, anche la sesta mancano, quindi mancano prima, sesta e settima. Non me l'era accorta della sesta. La cosa che avevo considerato io, Giulia, rispetto alle cose che ci dicevamo l'altro giorno. Sì, però io ho fatto poi una nuova verifica rispetto a queste di circoscrizioni. In realtà le mie domande rimangono valide, a parte che l'istituto dei sordi è dalla parte della strada, che
al limite tra prima e ottava. Certo, prima e ottava, sì. Fausto, poi ti devo fare una domanda, se sei a conoscenza praticamente in quale condizione si trova quell'istituto, se ne sei a conoscenza, se no io potrei chiamare l'istituto dei ciechi che c'è la... Quale, scusa Mimmo? Quale circoscrizione? Secondo me dovrebbe essere lato prima in teoria, però veramente è al limite, come dice Giulia. No, è lato prima, perché la via Cavour è segna la lato prima, per differenza. forza lato prima. Quella è prima circoscrizione, però è una strada. La dottoressa Gallo è rientrata. Bene, dottoressa Gallo ci sente? Dottoressa Gallo ci sente? È in collegamento? O meglio, vediamo in collegamento, ma Si non la parla col sentiamo. microfono, deve accendere il microfono, dottoressa. Dottoressa, deve cliccare sull'icona a forma di microfono, altrimenti non riusciamo a sentirla. Comunque io sono disponibile a parlare delle condizioni dell'Istituto dei Sordi, sarei disponibile io se volete. Se sei nell'attesa puoi parlare, certo che ne hai facoltà. Però lei sembra che stia parlando, quindi forse non si rende conto di avere il microfono Tu spento. la vedi, Giulia, la vedi tu. Io la vedo e sta parlando, però col microfono spento. Purtroppo non vedo. C'è! Non la vedo, la vedo Deve soltanto che cliccare il c'è il microfono microfono rosso che staccato. vede in fondo sulla sinistra. Salve. Dice non Ah, so, lo ma non so, ci non ci riesco. riesco. L'istituto. Vabbè. Fantastico, lettura labiale. Si mette la mascherina, siamo a posto. Ma No, posso... no, guardi, non Non proseguiamo. la capiamo. Se vuole può scrivere nella chat, dottoressa. Sì, più che altro scriva se riusciamo a trovare un'alternativa. Come mai? Dottoressa, mi perdoni, sono il consigliere Ferrara. Se lei, sempre sulla barra in basso, sulla destra, ci sono tre puntini. Cliccando c'è l'opzione uso un telefono per l'audio. Se lei avesse un telefono da poter utilizzare, probabilmente in questo modo riusciremmo a recuperare il suo audio. Viceversa, penso che non possiamo andare avanti. Presidente, Sì, Fabrizio, siamo e vediamo bloccati. intanto se il consigliere Tantillo ci dà un supporto anche per, diciamo. Lo so, ora chiamiamo Tantillo, anche lo so. Abbiamo un po'. Ma è che il problema è più ampio del solo istituto dei ciechi, dei sordi, scusate. Io avevo fatto una ricognizione, ne ho trovati 21. Spazi pubblici, soprattutto nelle altre circoscrizioni, visto che la prima è tagliata fuori. Dobbiamo farci spiegare la ragione di questo fatto, perché magari la ragione in realtà non è negativa. No, infatti, però se non riusciamo a Sarebbe parlare evidente. con loro. Non so, è un po' surreale. Cioè, possiamo solo immaginarlo quale potrebbero essere le ragioni, le distanze, le necessità, insomma. Noi avevamo invitato, aspettavamo solo senza nulla togliere la dottoressa Gallo, ma c'era qualcun altro che doveva, che sarebbe La dovuto intervenire. dottoressa Rimedio. La dottoressa Rimedio. E dov'è? Ecco, La chiamo, ora la chiamo. grazie. Grazie, Allora, grazie. Provando a cambiare computer. quello che è importante in tutto questo, ritengo, è se è stata fatta una ricognizione sui beni patrimoniali, e Io qua l'ho fatta. ci darà aiuto la dottoressa Di Meglio,
E se è stata fatta una ricognizione su siti pubblici, tipo quello che tu hai messo in campo, cioè Ma guarda, c'è quello che tu. la Fiera del Mediterraneo, i cantieri culturali alla Zisa, di spazio a me così me ne vengono a gogò. La Fiera del Buongiorno. Mediterraneo ci dobbiamo fare il consiglio comunale. Ho capito, ma è grande la Fiera del Mediterraneo. Non so, la mia non ha Cantieri ancora culturali finito. sarebbe bello utilizzarli, ma per gli spazi all'aperto, perché in realtà se ti fai conto sugli spazi chiusi, quelli grandi ancora non destinati hanno problemi di agibilità e poi sono grandissimi e unici, mentre servono ovviamente Va spazi più bene, ma di nicchia. dividerli non è una cosa complicata col cartongesso, con pannelli, non è quello il problema. Vabbè, però diciamo rispetto alla prospettiva, anche alla tempistica, mi sembra un Ma po' tipo in una irrealistico. settimana si fa. Con i pannelli in una settimana No, fatti. lo so, però diciamo Allora, che oggi mi già un sembra tema che di la agibilità dottoressa magari a 90 persone. Gallo sia collegata. Si sta collegando. Beh, perché vedo già vedo che il microfono ce l'ha attivo. Sì. Dottoressa, appena è pronta, si inserisca. Mi È avvengo. uscito. Ha problemi, ha problemi, ha problemi. Perché ha cambiato pure le cose, perché ho visto che ora era collegata, il microfono era staccato e quindi non riusciva a comunicare. Eccoci. Dottoressa, riattivi il microfono, vediamo se in questo computer funziona. Ma Eccoci. Sì. non si sente. Si sente perfettamente. Ci siamo? Buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Ora sì, Sì. forte e chiaro. Perfetto, avevo un problema e ho un problema dal mio computer, mi dà un difetto di connessione di rete. Invece dal telefono io riuscivo a sentirvi perfettamente, però voi non sentivate me, non riuscivo ad attivare l'audio, quindi abbiamo risolto. Va bene, allora intanto buongiorno da parte mia e da parte di tutta la Commissione. La ringraziamo con tutte le difficoltà, avremmo la necessità di sapere, non, di essere notiziati relativamente a un bando per affitto di spazi scolastici. Allora, diciamo che per quanto riguarda questo bando, la situazione si è aggravata per il fatto che le scuole ci hanno richiesto ulteriori locali e spazi a seguito del distanziamento che la normativa prevede per l'inizio dell'anno scolastico. In più si è aggiunta l'emergenza relativa alla scuola Franchetti, che è una scuola che si trova a Brancaccio, che deve essere a brevissimo ristrutturata e quindi l'edilizia scolastica circa un mese fa ci ha comunicato degli Ma interventi. questo si sapeva già? No, io l'ho saputo un mese fa. Io l'ho saputo un mese fa, è ufficialmente Ma è sul 20 giorni però fa. è sul piano triennale almeno dal 2017. Il progetto credo che sia addirittura di 8-9 anni fa. Sì, è vero, questo è vero, però le procedure poste in essere, il reperimento dei fondi e quant'altro si sono concretizzati da qualche Ma anno. Mi diceva non può essere annoverata come emergenza, questa, nel senso l'ingegnere che è una cosa Russo. nota. Sì, è nota, ma infatti quello che non era noto erano i tempi di inizio dei lavori. Tempi di inizio che si sono stati comunicati dall'edilizia scolastica 20 giorni fa, un mese fa. Perché nemmeno. Scusate, ma questa cosa è. Non so se è ridicola o può essere mai.
io penso documentare, ma non ce l'ho con lei, dottoressa, però io posso, non possiamo venire a sapere cosa del genere. Giulia, che la cosa sia paradossale lo sappiamo, posso documentare quello intervento che... e poi cominciamo con le domande, perché dobbiamo cercare di capire che la mostruosità che è stata fatta anche in questa occasione da parte di questa amministrazione. Quindi, prego, dottoressa, continui. E quindi diciamo l'emergenza più gravosa riguarda la seconda circoscrizione e dove collocare queste aule, per cui avevamo fatto una richiesta in tal senso al patrimonio per una ricognizione di aule nella seconda circoscrizione. Come dicevo, a seguito dell'emergenza che si è verificata, c'è una necessità anche nell'ottava circoscrizione. Ottava circoscrizione che annovera le scuole Alberigo Gentili, le scuole del Rapisardi, la scuola Marconi, quindi sono tutte delle scuole che hanno necessità di 22-23 aule e ci siamo attivati in tutti i modi possibili. Abbiamo anche fatto delle richieste c'è una caserma vicino via Generale Di Maria per trovare dei locali, e quindi abbiamo anche approfittato facendo una richiesta al patrimonio per capire se c'erano delle disponibilità. E poi c'è anche il MIUR che la risposta è già arrivata. Il MIUR a quanto pare metterà a disposizione per il reperimento dei locali circa 630 milioni di euro. Quindi stiamo facendo intanto una ricognizione per capire che possibilità ci offre il territorio. Bene. Vorrei capire una cosa, la necessità a quanto pare, quanto mi rappresenta lei, è limitata alla seconda e all'ottava? Alla seconda e all'ottava? Quello che ho ascoltato dal suo intervento. Alla seconda e all'ottava. Poi abbiamo tante richieste di aule da parte delle istituzioni scolastiche della terza, della quarta, che hanno rappresentato le esigenze di aula. Ma lei non ce l'ha rappresentata, non ce lo sta rappresentando, perché io ho insistito. La Bonagia Mattarella sono sei classi che ci hanno rappresentato. Ma ripeto, lei non me l'ha rappresentato, mi ha detto che c'era un problema relativamente alla seconda e all'ottava. Mi ha indicato sulle scuole. Il problema è molto rilevante. Ora vorrei capire nella se il problema è nell'ottava. C'è la terza, la quarta, la seconda e la quinta. Sì, non faccia continuare. Dico, il problema maggiore l'abbiamo... Il problema maggiore l'abbiamo in queste due. Ma lei lo può quantificare, cioè può per circoscrizioni dirci il numero di aule che serve? Certo, sì, certo, abbiamo l'elenco. La Mattarella Bonagia sono sei classi, Rosolino Pilo tre classi e qua siamo nella terza. Questa è la seconda. No. Allora, lo può fare per circoscrizione? Sì, lo posso fare per circoscrizione. Al Mantegna Bonanno abbiamo sette classi. Io non lo so dov'è il Mantegna Bonanno, però mi devo spiegare. Siamo alla quarta circoscrizione. Mantegna Bonanno sono sette classi, Arculeo sono tre classi. Passiamo alla quinta circoscrizione. Leonardo da Vinci. E quindi nella quarta quante ne servono? Nella quarta sono sette classi al Mantegna Bonanno e tre classi all'Arculeo. Siamo alla di 10. Quinta circoscrizione, Rita Levi di Montalcini, 11 classi. Alla sesta circoscrizione, 9 classi al Monti Blei. Alla settima circoscrizione, la direzione Alessandra Siracusa, quattro classi. Questa non c'è neanche nel bando la settima, come mai?
Nel bando la settima non c'è. Dottoressa Gallo, la collega Girolfi. E neanche la sesta. Io vi sto rappresentando quelle che sono le richieste delle scuole. La sesta, la settima e la prima non ci sono perché no. Io ho fatto. Pronto? Sì, dottoressa De Medio, buongiorno. Buongiorno. Si inserisca, va bene. Allora, l'avviso ricognitivo è stato fatto per la seconda, terza, quarta, quinta, ottava su espressa richiesta dell'area della scuola e dell'assessore Marano, che hanno necessità di reperirle in quelle circoscrizioni. Magari le esigenze delle scuole sono state rappresentate anche per le altre, che sono sesta, settima, però ritengo, non avendomi chiesto espressamente un avviso per quelle circoscrizioni, che hanno provveduto diversamente perché sono riuscite a reperire quelle aule che servono, magari con le scuole limitrofe, con qualche altra sistemazione, per cui l'assessore Marano espressamente non me l'ha richiesta la sesta e la settima, non c'è bisogno. Quindi noi abbiamo fatto l'avviso esclusivamente per quelle circoscrizioni dove c'è necessità di reperirle all'esterno, perché all'interno non sono state rinvenute. La dottoressa Gallo vi ha scritto, vi ha diciamo, elencato quelle che sono le richieste delle direzioni scolastiche delle varie circoscrizioni, ma ripeto, sesta e settima, ma probabilmente non c'è necessità di reperire all'esterno. Esattamente. Siccome ci veniva rappresentato dalla dottoressa Gallo, ora sappiamo qual è il motivo per cui non sono nel bando. Siccome ce l'ha appena letti, da sé la scuola, e ci ha indicato la scuola e quante classi hanno bisogno, può essere che sia frutto di un errore, una cattiva interpretazione. Oppure, come dice lei, la dottoressa Di Medio conferma che hanno trovato soluzioni. Ma questo è quello che dobbiamo lasciare. Le soluzioni derivano anche dal fatto che ci saranno degli interventi di edilizia leggera che provvederanno con i quali si provvederà alla divisione di aule di presidenza, aule più grandi, quindi tutto questo? Si troveranno delle soluzioni diverse. Ma quando? Posso sapere quando? Quando il MIUR ci darà i soldi, quando si faranno le schede progetto che dovrebbero essere completate dall'edilizia scolastica questa settimana e quindi verranno posti in essere, verranno dati i soldi. Quindi diciamo che tutto si dovrebbe concludere entro il 14 di settembre. Bene, ora un'altra domanda volevo fare io. Avete fatto una ricognizione sui beni patrimoniali? E questo risponderà la dottoressa Rimedio. Aggiungo un altro particolare. Abbiamo visto se ci sono su siti pubblici, parlo di possibilità di qualche istituto in via Cavour o in qualche altro sito, parlo dei sottomedi, come posso parlare di altre situazioni, come se abbiamo fatto domanda al Ministero della Difesa se ci sono a disposizione caserme. Sì, e io poi, questo l'ho specificato. E poi volevo sapere, aggiungo, ci sono delle scuole che ci risultano occupate se sono agibili o non sono agibili, ma se ci risultano occupate e che se a seguito di un intervento di intervento dell'edilizia come l'ha definito poco fa edilizia leggera possono essere recuperate a stretto giro di posta. Vorrei chiarimento su queste tre mie richieste, grazie. Io rispondo alla prima? Sì. Allora, diciamo che nel tempo, neanche nei mesi passati, ho avuto anche delle interlocuzioni con l'assessore Marano, che mi ha chiesto se c'era una disponibilità di immobile. Io ho fatto fare una verifica all'inventario, ma
purtroppo immobili, peraltro immediatamente fruibili alle necessità scolastiche che, come noto, hanno delle prescrizioni ben precise, l'amministrazione non ce li ha, perché l'amministrazione ha a disposizione soliti magazzini, terreni, gli appartamenti che sono destinati all'emergenza abitativa, ma nulla che possa conciliarsi con un'attività scolastica, con delle aule per bambini. Quindi, per questo è stato fatto questo avviso, ricognitivo, proprio perché, l'amministrazione non ce l'ha, diciamo, questa disponibilità in seno al proprio patrimonio. Va bene, e allora invece per No, a quanto me riguarda. invece non va bene perché, No, va bene scusate, nel senso che la risposta è no, stata data però dal posso integrare la Dio. domanda o preferisci che risponda prima all'altra? Come vuoi, Mimmo. No, puoi parlare su questa, dai, andiamo step by step. Allora, intanto io vorrei capire se esiste di tutto questo qualcosa di scritto, nel senso lei ha una relazione scritta in cui dichiara che non ci sono spazi utili disponibili, neanche alla luce di questa edilizia leggera come l'ha chiamata la dottoressa Gallo? Cos'è l'edilizia leggera? Non so a cosa si L'edilizia riferisce. leggera. Degli Ma interventi. l'edilizia leggera penso che si riferisca sempre agli edifici scolastici già nella Esatto, disponibilità della pubblica istruzione. si riferisce agli interventi minimali che possono essere posti in essere dall'edilizia scolastica con pannelli divisori fonoassorbenti, con attività di rifacimento di bagni, con attività di eccetera, eccetera, si tratta sempre di interventi che devono essere fatti all'interno delle scuole, delle strutture scolastiche, non anche all'interno dei beni, relativi al patrimonio. Ok, allora posso riformulare di nuovo la domanda. Lei ha una relazione scritta in Oltretutto cui. volevo specificare una cosa, che questi interventi di edilizia leggera sono stati finanziati tutti quanti dal MIUR. Al comune arriveranno 1.800.000 euro per effettuare questi Ancora interventi. non si sa quando, giusto? No, si sa nel momento in cui come le dicevo, come dicevo prima, l'edilizia scolastica che sta completando questo lavoro su 260 plessi circa, presenterà le schede progetto al MIUR. Giulia. Scusate, dicevo, l'erogazione è quindi funzionale alla presentazione delle schede progetto, se non ho capito male. Forse sta parlando al telefono la dottoressa. Scusate un attimo. Chiedevo però allora nel mentre alla dottoressa Rimedio se questa cosa che lei ha raccontato verbalmente è stata tradotta in un documento scritto, cioè lei ha ammesso per iscritto che non esiste nella disponibilità del patrimonio del comune alcun locale che possa essere adibito a ospitare le scuole, le classi mancanti? No, io nel passato recente non l'ho messo per iscritto, sono disponibile a metterlo per iscritto, ma comunque peraltro il patrimonio del comune è già pubblicato nel sito e nel Sì, link ma lei pubblicazione trasparente, si allora, sa quello che chiaro. abbiamo. Allora, Però posso metterlo per iscritto in qualsiasi momento, ma sì, abbiamo avuto solo delle dottoressa, quando le è stato verbali chiesto con di l'area della fare. scuola. Sì, però se le è stato chiesto di fare una ricognizione, io immagino che lei non abbia letto l'elenco degli immobili che è pubblicato No, sul lo fa Comune attuale. l'inventario, lo fa l'inventario, lo fa l'inventario per Sì, forza. però non mi prenda in giro, per favore, le sto facendo una Io domanda sempre la diversa. prendo in giro, ogni volta che noi ci Ogni tanto sentiamo, io la la prendo in smetta. giro. Io le ho fatto una Ormai domanda diversa. sono tacciata per quella che la prendo in giro. Esatto, Basta, perché non io le ho è. fatto una domanda diversa, dottoressa. L'elenco è disponibile sul sito, ma non credo che quando le venga chiesto dall'edilizia scolastica o dall'assessore Marano di fare una ricognizione, quello che lei L'assessore fa. Marano non me l'ha Faccio chiesto finire la formalmente. domanda. Non me l'ha chiesto formalmente l'assessore Marano. Io sto Dottoressa riferendo quello che Remedio, ha appena faccio detto. la domanda alla collega Gilolfi e poi Ma cerchiamo siete di in essere. accordo intanto, dottoressa, perché quello che ci ha appena detto la dottoressa Gallo, quindi ci ha detto che così è stato.
Cosa ha detto la dottoressa Gallo? Chi fa le domande e chi dà le risposte? Una ricognizione. Io immagino che questa ricognizione non sia stata da lei assolta consegnando l'elenco pubblicato che lei poco fa citava sul sito del comune, perché non è questa una ricognizione. Io ho capito, ma forse ho capito male, che le è stato chiesto a lei, che poi può avere domandato a chi vuole lei del suo ufficio, di valutare se esistevano nella disponibilità del comune spazi che potevano essere nell'immediato. No, non mi è stato richiesto in questi ultimi giorni in cui c'era l'emergenza, l'urgenza, non mi è stato richiesto. Nel passato, mesi fa, si è parlato di immobili, ma sempre verbalmente, non è stata mai fatta una richiesta formale. E allora, per come la dottoressa Gallo ci ha appena detto una cosa diversa, mettetevi d'accordo tra di voi e poi venite a parlare. Cosa ha detto la dottoressa Gallo? Io credo che sia scritto anche nell'avviso quello che evidentemente... No. Posso dire una cosa? I beni pubblici non sono disponibili. Noi abbiamo fatto una richiesta specifica al settore cultura per avere anche a disposizione dei locali. Ma lei poco fa ha detto che l'avete fatta al patrimonio, ho capito male. Anche... E lei però alla dottoressa Rimedio non risulta, com'è possibile? Io non ho capito bene esattamente la domanda della ricognizione. Noi abbiamo chiesto una ricognizione di locali, di la dottoressa Rimedio dice che non è vero. Di locali all'esterno, non all'interno del comune. Lo vede, dice che non è la all'esterno, certo. Dai, e allora noi la domanda che abbiamo convocato esattamente per questo motivo, perché il bando l'abbiamo letto, è pubblicato su, non è un bando, è una... Non è un bando. È una richiesta di manifestazione di disponibilità sul sito, quindi l'abbiamo letto, non è per questo che vi abbiamo convocato. Noi vorremmo essere rassicurati sul fatto che voi prima o contestualmente, visto che comunque non è vincolante la manifestazione di disponibilità, avete iniziato, e mi state dicendo no, una ricognizione degli spazi pubblici disponibili, perché all'occhio di un distratto osservatore sembrerebbe che sia l'occasione per finanziare, per pagare e accrescere ancora un divario eccessivo che c'è, che il comune paga per gli affitti rispetto a quelli che sono in ingresso. Quindi io l'ho fatta stamattina la ricognizione che lei non ha fatto, dottoressa, nonostante qualcuno ci ha prima detto che era stata richiesta e poi no. E a me di spazi pubblici che possono essere immediati comunali e non, infatti la domanda è anche oltre. Cioè lei l'ha fatta per il comune, ma qualcuno ha provato a chiedere alla regione o alla città metropolitana se hanno a disposizione locali di questo tipo? E poi chiedeva prima il mio presidente. Esistono scuole o spazi scolastici occupati abusivamente? Io so di sì, mi costa, perché è abbastanza alla luce del sole tutto questo. Sono state fatte queste analisi propedeutiche? È a mio parere indispensabile, o si sta procedendo invece... Si sta procedendo con la scusa dell'urgenza a pagare affitti a privati? Allora, per quanto riguarda la città metropolitana, anche la città metropolitana cerca locali per le sue scuole. Per quanto riguarda attività... Per questo che noi vogliamo sapere come. Esistono dei documenti scritti in cui avete chiesto e qualcuno ha risposto? Abbiamo... Però Giulia, per favore, se fai concludere un ragionamento organico, poi lo contestiamo. No, però abbiamo delle interlocuzioni col MIUR, nella fattispecie con l'architetto Triscari, che chiaramente rappresenta la città metropolitana e ci dice che anche loro sono in difficoltà per quanto riguarda i locali. Abbiamo fatto una richiesta perché ci interessava alla caserma, che adesso non mi ricordo come si chiama, ma se vi può interessare ve lo dico, quella che c'è in via Generale Di Maria, per fare una ricognizione di locali per la scuola Alberigo Gentili. E questo l'abbiamo fatto. Poi quello che io volevo specificare è che questi interventi non verranno finanziati con i soldi del comune, perché ci sono dei finanziamenti che arriveranno, e questo si tratta di circa 630
€1.000 per le esigenze relative ai locali. Ma questo non vuol dire che possiamo finanziare deliberatamente privati, però mi scusi, anche siccome non sono comunale. Ma siccome i soldi ce li danno da dove? Che discorso è? Dalla finestra. Ma guardi, consigliere, è chiaro che non ci sono altri locali. Noi la ricordiamo. Non è affatto chiaro, dottoressa. Ma questa cosa è chiara dopo che c'è un documento che certifica che non ci sono. Fino ad allora è chiaro per lei, ma non è chiaro. Guarda, la Franchetti non ci sono locali. Noi stiamo cercando di distribuire le 24 classi, le 28 classi più la presidenza alla Mari Roncalli 7 aule, al Manarin Grassia 2 aule. Sì, l'ho già letto, ma dico, poi abbiamo chiesto al settore patrimonio la revoca della dismissione di una locazione alla scuola Cavallari perché c'è una disponibilità di 6 aule, ma ci rimangono delle aule assolutamente non collocate a tutt'oggi. Sì, ma questa ricognizione ha un resoconto scritto? Esistono dei documenti che possano attestare che la ricognizione è stata fatta? Io questo chiedo. Il territorio della seconda, sì. Esiste un documento, lo posso ricevere, per favore? Ci sono state comunque altre interlocuzioni in precedenza. Ma lo può mandare, dottoressa, le sto chiedendo il documento. Sì, sì. Perfetto, perfetto. Se uno fa un bando e prima fa la ricognizione, oppure prendo l'urgenza la fa contestualmente, ma non ci si risolve a farla verbalmente. La dottoressa Rimedio ha detto che l'ha fatta nei tempi passati, che è sempre una cosa vaga, come ci ha abituato nelle sue risposte. Io ho un altro dubbio, Giulia. Chiedere una cosa, presidente. Sì, poi dirò le mie impressioni, nel senso che io comprendo la preoccupazione della consigliera Giroffi, perché la comprendo davvero, ovviamente, però d'altro canto io comprendo pure che, visti i ritardi nell'approntare delle regole chiare rispetto alla riapertura dell'anno scolastico, noi arriviamo a fare questo bando e sapere che cosa dobbiamo fare e come la scuola si vuole organizzare tardissimo. E non mi stupisco che il comune, che ha un patrimonio immenso, ed è chiaro che ci sono delle cose che si potrebbero in teoria adattare a plesso scolastico, sul pronti via, sul 10 settembre, abbia difficoltà ad identificare dei locali idonei, dato quanto è difficile essere idonei per avere i requisiti per gli istituti scolastici, che poi spesso i requisiti gli istituti scolastici esistenti non li abbiano, è un altro discorso. La mia domanda però è un'altra, non condividendo tra l'altro molte delle cose che sono state fatte rispetto alla, proprio al pensiero sulla riapertura delle scuole, perché io penso che bisognava molto più investire sulla reazione che su questo elemento di ricerca di banchi singoli, di strutture che ci farà spendere dei soldi, secondo me, inutili. Però i contratti di affitto che saranno stipulati in prospettiva, che caratteristiche avranno? Cioè, noi come facciamo ad impegnarci per un tempo che non è chiaro quanto sia? Cioè, che tipo di contratti andremo a stipulare? Su questo già c'è un'idea, naturalmente, o non c'è? Ma non si sa neppure se noi affitteremo locali. Cioè, non è detto che noi affitteremo locali, perché l'ipotesi potrebbe essere altra, non so quello che è. Perché questa è una domanda interessante, Giulia, perché obiettivamente tu che hai l'idea, giustamente, di non è che un arricchimento dei privati eccessivo. Però il problema è pure come fai tu a identificare un contratto d'affitto di una durata sufficiente, cioè questo non è una questione secondaria, ma non eccessiva. Assolutamente. Presidente, io credo che questa discussione sta prendendo una piega, devo dire, che non conduce, non è a favore della riapertura delle scuole. Io credo che una delle cose principali che dobbiamo fare tutti noi, tutti, è far lavorare in questo momento l'amministrazione. Dobbiamo farli lavorare, perché non c'è solo l'amministrazione comunale di Palermo. Io credo che ci sono stati incontri ad altissimo livello regionale, ci sono delle direttive precise, delle indicazioni precise, atti di indirizzo precisi. Quindi io credo che bisogna seguire in questo momento uno schema per quanto concerne la vicenda del reperimento dei locali, corretto, e io credo che l'amministrazione ha questo dovere per ora cercare di trovare i locali. Quando si trovano i locali, che devono avere delle caratteristiche particolari,
orari, perché nessuno ci può dire c'è questo locale, quello l'altro, perché una delle cose importanti è quello che è della vicinanza al plesso dove si vogliono trovare questi locali, perché è evidente che se io debbo, ho una scuola media in un posto e devo staccare delle aule, delle classi, li devo mettere in un altro plesso, certamente non li posso certamente portare sia all'interno di questa circoscrizione, ma li posso portare a 4 km. È evidente una cosa del genere. Quindi, perché vi sono delle problematiche legate alle ore degli insegnanti, vi sono tante di quelle cose che uno, io dico in questo momento, io credo che i dirigenti scolastici stanno lavorando, il MIU sta lavorando, i presidi stanno lavorando tutti, tutti i consigli di istituto ci stanno lavorando, cerchiamo di capire che cosa sta avvenendo e questa riunione, a mio modestissimo avviso, la dobbiamo rinviare per un quadro completo. Quando avremo chiaramente anche con l'assessore, io non sono d'accordo assolutamente. Assolutamente, Giulio, io non sono d'accordo assolutamente. Questo è il modo in cui storicamente in Italia, e a Palermo non fa certamente eccezione. Poi ci si deve accontentare, visto che siamo nell'imminenza e già lo siamo, di quello che si è trovato. Io pretendo di avere Giulio. Io pretendo, ma perché non lo posso chiedere. Tu sei a conoscenza, Giulia, ma se tu vuoi chiedere perché dei locali non sono idonei. Poco fa che tu dicevi l'istituto dei soldi, ma quando io, mai Giulio, l'ho detto l'altra volta, io sto chiedendo alla dottoressa Rimedio di avere un documento scritto in cui lei mi dice che non ci sono spazi comunali utili ad essere adibiti a settembre a edilizia a già ti ha detto che non è difficoltà, ma tu collega Girossi, io credo che vi sono degli standard, perché non me lo mette per il punto. Scusami, Giulio, io credo che siamo, io lo voglio tutto per il finito, non possiamo parlare tutti insieme, tu sei una persona di scuola come lo sono io. Io credo che vi sono degli standard che non può la dottoressa Rimedio non tenere conto. Gli standard, ma io non sto dicendo che ci sono, quindi, Giulio, non è che può trovare locali, metti in bocca, non è che cose che, non ho detto. Una palestra la può adibire. Ma io ho detto una cosa diversa, Giulio, scusami. Ho detto una cosa diversa, così come si chiede ai privati di fare una ricognizione, io penso che sarebbe una buona azione di una corretta amministrazione fare la stessa verifica sui beni di proprietà comunali, e chiedo quindi alla dottoressa Rimedio di mettermelo per iscritto che non ci sono, se non ci sono. Questo, e pretendo anche, oltre a questo, di avere documenti che dimostrino le interlocuzioni avute con la città metropolitana, con la regione e con lo Stato. Io non mi posso accontentare da consigliere comunale che ha il ruolo di dover verificare che mi venga detto, mi è stato chiesto, sono pubblicati sul sito gli elenchi e non ce ne sono. Per me non è sufficiente, perché io non posso permettere. Scusa collega, ma per capirlo io, quando tu intendi vedere se ci sono dei locali, quindi dei locali che sono scuole, tu intendi? Cosa intendi dei locali? Non capisco. Giulio, il sito del comune dice l'amministrazione ha necessità di verificare la disponibilità di locali da adibire ad uso scolastico nella città di Palermo nelle seguenti circoscrizioni, l'elenca. I locali devono essere immediatamente fruibili per uso scolastico. I soggetti interessati potranno produrre relativa manifestazione di disponibilità a mezzo PEC, e c'è l'indirizzo. Ok, io mi chiedo, questa cosa oltre ai privati si chiede anche al pubblico? Posso avere una relazione da parte di comune, regione, provincia, stato di questa? Okay, tu dici per esempio se la regione, per esempio, faccio un esempio io, se la regione ha per esempio all'interno del comune di Palermo ha dei locali che sono già adibiti per formazione scolastica o roba del genere, se si è fatta una richiesta del genere, per esempio anche l'università, Giulio, cioè, questo ci può stare, dire l'albergo delle povere, l'università l'eviterei, Giulia, perché se avete dei locali potrebbe essere che sono scusami, io ti ho fatto l'esempio dell'università perché mi è venuto in mente l'istituto delle povere in corso Calatafini, sotto usato, perché no? No, io non lo so. Ti sto dicendo che questa cosa la conosco perché ne ho parlato recentemente, hanno già dei problemi molto gravi sui primi anni per garantire delle aule e terranno moltissima gente al telecom. Se tu hai dei dubbi sui singoli posti. Io non ne ho dubbi, io ti sto dicendo giusto fare la ricognizione di privati allo stesso modo in cui si chiede al privato. Fatta per il pubblico, dopodiché certo, con tutte le informazioni ci mancherebbe, Giulia, a me sembra che non si stia facendo.
A me ma sembra, tra l'altro si farebbe ovviamente un danno erariale diretto se tu non usufruissi locali di cui posso usufruire tuoi e quindi la cosa che ha detto la dottoressa Rimedio è che non è detto nemmeno che li affitteremo, abbiamo fatto un avviso di ricognizione. Sì, Fausto, ma io ti sto chiedendo una cosa diversa, è come se ti chiedessi di fare o di ampliare questo questo bando, quello che è questo avviso. Non si è sentito, Giulia. Tutto l'elenco pubblico è privato e fare una valutazione complessiva, perché non possiamo ridurci. E mi spiace, perché questo è quello che ho capito proponeva Giulio Tantillo. Non possiamo ridurci al 13 dicembre con questa sola valutazione che ci costringerà ad andare in questa direzione, perché lo dobbiamo fare ora e lo dobbiamo fare con documenti che possono essere verificabili e riscontrabili da chiunque. Io devo poter controllare che la dottoressa Rimedio dichiara che gli asili rurali che ci sono a Piazza Calza, così come in seconda circoscrizione, che sono di proprietà comunale, non siano disponibili ad ospitare classi. Io lo devo avere per iscritto, perché io lo devo poter chiedere, dottoressa, ma perché abbiamo speso soldi pubblici, comunali o statali che siano, quando potevamo usare quelli? Io non lo so come sono combinati questi spazi. Ma certo, spazi, ma anche quando loro te lo metteranno per iscritto, se tu hai dubbi su singoli spazi, io penso sia del tutto legittimo averli chiarito. Bisogna considerare degli standard. Se uno pensa di dividere un capannone, poi deve pure pensare ai gabinetti, poi deve pensare ad altre cose. Certo. Assolutamente, sono valutazioni che bisogna fare tutti, ma io devo poterla fare la verifica, non il 13 di... Non posso arrivare al 13 di settembre. Io in ogni caso credo che sia equilibrata la richiesta di dire, passata la settimana di Ferragosto, vediamo l'assessore anche alla scuola e facciamo una discussione generale. Lo dico io, perché penso sia quello anche che dice. Io volevo precisare una cosa, che tutto questo è praticamente il frutto di un lavoro che è iniziato praticamente dal 14, dall'8 luglio. Perché noi abbiamo fatto dei tavoli tematici con le scuole iniziando dall'8 luglio, perché volevamo capire com'era la situazione, ma fino a quella data anche le scuole non avevano idea se a settembre potevano ricominciare o meno. E lì è il nodo del discorso, insomma, cioè siamo arrivati tardissimo in generale. Siamo in generale, cioè noi secondo me la ricognizione si può fare anche prima. In questo modo, continuamente a fare tavoli con le scuole. Noi abbiamo 72 istituzioni. Sì, però, mi scusi se la interrompo, dottoressa, però la ricognizione, in realtà volendo, si poteva fare anche prima, ma non è questo il punto. Io per esempio ritengo gravissimo, e non me lo voglio dimenticare, che lei ci ha comunicato che la ristrutturazione della franchezza, che noi, di cui noi sappiamo da anni, è stata comunicata all'edilizia scolastica dentro alle emergenze in cui ci troviamo la settimana scorsa. Cioè questa cosa è io questo glielo posso produrre. Sì, ma io non ce l'ho parlato. È stato comunicato dall'inizio conto, lei prima di noi che tutto questo è... ecco, lei si renderà conto prima di noi che tutto questo è agghiacciante, inaccettabile, ingiustificabile. È sull'elenco annuale sicuramente dal 2017 la Franchetti. Sì, io non so quali sono state le ragioni che hanno impedito che si realizzasse tutto ciò prima. Non so, perché dipende chiaramente da un altro settore. Io non posso rispondere di questo. Io posso semplicemente dirvi quello che abbiamo fatto per cercare di reperire queste aule, perché siamo oltretutto in un territorio particolarmente delicato, in cui c'è una situazione abbastanza grave e si corre il rischio di una povertà educativa non indifferente, di recapitare, di trovare delle aule nel più breve tempo possibile. Quindi io posso rispondere di questo, non del fatto del perché la comunicazione ci è arrivata un mese fa e perché dal 2017 non si è fatto nulla. Scusate Presidente, io sto lasciando i lavori, però permettetemi di semplicemente dire che secondo me questo modus operandi di gestire i lavori della Commissione è assolutamente infruttuoso.
non si fa altro che accusare, non si fa altro che gridare. È veramente, io dico, rispetto alle esperienze che io ho trascorso, mi pare che questa commissione veramente di buono ha fatto molto molto poco, sia col vecchio presidente che col nuovo. Non me ne voglio il presidente Russo, però sono convinto che in questo modo, con questi toni e con questa ricerca sempre di un colpevole, con questo tono sempre inquisitorio, noi non raggiungiamo nessun obiettivo. Perdonatemi lo sfogo, vi saluto, buona continuazione. Grazie del contributo, Fabrizio. Posso fare una domanda io, al di là delle polemiche dei colleghi che sono sempre ben accetti? Dottoressa Gallo, lei conosce la scuola a Borgo Vecchio Giacomo Sepporta? Sì, cioè non la conosco perché... È possibile poter recuperare delle aule lì? Sì, stiamo cercando, sono oggetto di interventi da parte dell'edilizia scolastica. Come lei mi parlava che ci sono delle disponibilità di software, facciamo due cose buone e giuste. Esattamente. Andiamo a recuperare una scuola. Certo. Stiamo recuperando tutto il recuperabile. Il va bene, quindi mi conforta la questione. Stiamo lavorando anche sullo storico nostro abbandonato, diciamo. Certo, sì. Va bene. Ma io posso avere queste cose, questa documentazione scritta, posso? Quale in particolare? Tutto quello che è intercorso di ufficiale relativamente al reperimento di spazi da adibire edilizia scolastica con il patrimonio, con le singole scuole, con la polizia nel caso di occupazione quando ci sono casi di occupazione abusiva, con la regione, con il MIUR. Scuole, io non ne sono a conoscenza. Guardi che io non l'avevo, quando mi riferivo alla Franchetti, lo devo fare la precisazione perché il collega Ferrara secondo me non ha capito, io non mi riferivo assolutamente a lei, è chiaro che se lei viene comunicato ora, lei lo sa ora, però noi siamo in commissione, si occupa di edilizia scolastica e anche di piano triennale, non l'informazione sul fatto che c'era il progetto, dallo stato esecutivo tra l'altro se non ricordo male, dal 2017 l'avevamo, quindi che ci venga ora. Ha parlato di un reperimento di somme che sono venute recentemente, quindi credo sì, che ma non è sì, però appare quantomeno singolare che tutto questo si concretizzi e che venga comunicato ora senza che nel progetto sia stata prevista una soluzione alternativa per le scuole che indipendentemente esisteva indipendentemente dal Covid, cioè comunque il nella Francia o qualche altra parte sarebbero dovuti andare a prescindere. Certo, questa è una situazione giusto. Che si è aggiunta. Quindi uno non può a luglio dire a settembre la scuola non può riaprire. E io sono perfettamente d'accordo con lei. Ma io ovviamente non era una critica a lei. Ma non era una critica a lei, assolutamente, che responsabilità ne ha lei? No, io non mi sento. Siccome il consigliere Ferrara la racconta così. Io credo che se uno fa il progetto di ristrutturazione contestualmente trova una soluzione alternativa per la scuola, come si fa in ogni ristrutturazione che si chiama così. L'ingegnere Russo, il quale mi ha detto abbiamo reperito queste somme scavando, non mi ricordo da quali fondi, e poi c'è stata tutta una procedura che ha curato l'ufficio contratti, per cui neppure noi eravamo in grado di sapere quando. Abbiamo saputo la data nel momento in cui l'ufficio contratti ci ha comunicato l'individuazione della ditta. Quindi questa è stata la risposta, perché chiaramente io... Ma esiste una... Questo è stato messo nel calderone di tutti gli spazi che servono o per questo invece erano state trovate delle soluzioni alternative? Questo non l'ho capito. Allora io ho trovato delle aule che sono in tutto 7 più 3, 10, 10 più 6, 16 aule, però mi rimangono fuori 28 meno 16, quindi 8 aule più tutti i locali di presidenza. Per questo abbiamo fatto una ricognizione di spazi da trovare nel territorio, perché chiaramente anche la preside rappresentava il fatto che non potevamo allontanarci da quel territorio, perché per loro quel territorio
territorio è molto importante, ci sono ragazzi particolari che non andrebbero in altre molto più lontani, che non andrebbero in scuole più lontane, che quindi poi si creerebbe il problema della dispersione scolastica, quindi si innescherebbero tanti altri problemi ulteriori. Per questo la necessità di ricognizione di spazi che sapevamo perfettamente. Ma questo c'è chiaro, che è in circoscrizione non ci sono locali. Questo c'è chiaro, noi abbiamo bisogno, se volete parlo per me, di avere la certezza che questa ricognizione contestualmente ai privati venga fatta sul pubblico. Questo io chiedo, solo questo. E mi sembra di capire che ad oggi non è stato fatto, se non in termini davvero troppo vaghi. Anche per i magazzini, perché abbiamo il problema di dove collocare circa 14.000 banchi, ma i magazzini comunali che abbiamo non sono adeguati da un punto di vista di... E questo chi lo ha dichiarato? La dottoressa Rimedio? Impianti antincendio. Chi lo ha dichiarato? La dottoressa Rimedio l'ha dichiarato questo? La dottoressa Rimedio no, ma un suo funzionario sì, perché abbiamo fatto... Quindi queste cose sono per iscritto, sono solo verbali, io questo mi chiedo. Io ho fatto una ricognizione per capire quali magazzini fossero disponibili, e ci sono dei magazzini all'interno dei cantieri culturali, no, della ZISA, della Renella, l'ex chimica Renella, che però devono essere oggetto di ristrutturazione perché ci sono effetti un po' fatiscenti e quant'altro, e comunque bisogna adeguare pure l'impianto antincendio. Dico, non c'è bisogno che la dottoressa lo dica, si vede che devono essere... Sì, ma magari ne esistono altri, sull'elenco che citava prima, la voce magari... Non esistono altri. Ok. Uno che guarda banalmente, come consigliava di fare la dottoressa Rimedio, l'elenco degli immobili, alla voce magazzini trova due pagine intere. Sì, ma... E poche mi sembrano, però diciamo, dopodiché, come diceva, il problema è che pure piccoli interventi di manutenzione hanno una tempistica che potrebbe essere incompatibile con l'inizio dell'anno scolastico. Assolutamente sì, ma poi collocare qualcosa... Sì, ma sono parole queste... che non rimangono, perché non possiamo fare la ricognizione come la chiediamo ai privati? Io no, no, quello che però va detto, perché mi pare sia un'acquisizione di oggi, è che il fatto che si sia fatta una ricognizione privata non vuol dire che non si stia continuando a verificare la possibilità di utilizzare beni comunali. Ah, io questa cosa non l'ho capita però, Fausto, l'hai capito tu, io no, io che questa cosa... Non è residuale, non è che tu dici abbiamo cercato, non abbiamo trovato e abbiamo fatto un bando. Siccome ci potrebbero servire, nelle more della ricerca, vediamo se riusciamo ad attrezzarci, già vogliamo sapere il privato. E questo mi sta benissimo, però nelle more facciamo l'antenna pubblica, questo è l'intenzione, nel senso che noi stiamo facendo una ricognizione per poi tirare le soldi. Però dottoressa, mi scusi, lei dice stiamo facendo una ricognizione, ma a me non mi risulta che la state facendo, e questo è il mio problema. Cioè, la dottoressa Rimedio dice che non l'ha ricevuta la richiesta di recente, si rifà, ora lei non interviene più, non so per quale motivo, ha dichiarato così poco fa, quindi la ricognizione non la state facendo in questo momento, state chiedendo ai privati di farla. Per poi valutare, per carità, non è vincolante, ma non si sta facendo quello... È vincolante, ma io non ho problemi a chiedere alla dottoressa Rimedio e fare una lettera in cui chiedo se all'interno del patrimonio comunale, dico, so già la risposta, però dico, se vogliamo possiamo farlo. Non c'è più. Diciamo che non l'abbiamo fatto così perché si pensava... Perché che... già lo sappiamo. Ma cioè... voi lo sapete, allora visto che lo sapete, mi potete dire gli asili rurali che ci sono in via San Giovanni di Dio, in seconda commissione, in che stato sono, se sono occupati, se sono usati, se sono abbandonati, se sono degradati, io lo posso sapere questo. Penso posso di... sapere se l'istituto dei sordi, che è al limite dell'ottava, tra l'ottava e la prima, sia disponibile e pronto all'uso. Posso sapere la stessa cosa dei cantieri culturali, degli spazi della Fiera del Mediterraneo, della manifattura Tabacchi, della caserma Falletti, degli edifici che ci sono a Piazzale Prizzi, vicino a via, no, tra Piazzale Prizzi e via Fausto Pirandello. Queste cose le posso sapere, perché a me... l'albergo delle povere, questa ricognizione è stata fatta, il collegio Sant'Anna, le case Rocca, tutti questi spazi di cui io non ce l'ho la consapevolezza, ma voi ce l'avete.
Padre Messina, esiste la possibilità di fare delle convenzioni più che degli affitti? Queste sono tutte strade che sono state vagliate. Io questo ho bisogno di sapere con certezza. Io ieri, tutto questo fatto. Ho fatto un sopralluogo per la scuola Borgese. E praticamente ci davano i locali in comodato d'uso gratuito, ma il problema era la certificazione degli impianti, perché io ho fatto una domanda, non avevano la documentazione sugli asili rurali che ci sono in via San Giovanni di Dio. Quella l'avete verificata? Sono di proprietà comunale. No, io questo non ho notizia. Non la manifattura tabacchi è stata verificata, era un asilo, ci sono degli spazi che erano gli asili aziendali, è stato verificato. Mi diceva asili rurali? In via San Giovanni di Dio e anche a piazza Zisa. Via San Giovanni. Siamo in seconda commissione. Uno dei primi casi di asili aziendali in città, là è stato verificato. Io non so di chi sia la proprietà, ma credo che sia della regione. No, questo possiamo fare un interlocutore. Edificio tra via Catania e via Libertà, che è dell'Est ed è regionale. Fino a 4 anni fa, se non sbaglio, 3, 4 o 5, non me lo ricordo, funzionava. È stato verificato. Siamo in 8ª circoscrizione. È stato verificato? No, questo no, assolutamente. Ok. Le case Rocca, non ho idea, siamo in 7ª o in 8ª, non lo so, è al limite. In sesta. Grazie Mimmo, in sesta, ecco. È stato verificato? Questa non ho presente assolutamente. Ma la bocca di falco, dentro, dentro Bocca di Falco c'era una scuola usata fino a qualche anno fa, è stata verificata? E siamo in c'era una scuola, non ho riferimenti per questo. Padre Messina, è stato verificato se si può fare una convenzione? Siamo in seconda. Sì, Padre Messina l'abbiamo verificato. Le convenzioni del mare a convenzione, vuole Padre Messina voleva essere pagato. Le suore, le signorine volevano essere pagate. Ma infatti qua mi riallaccio alla domanda di Fausto, anche le modalità in cui si fanno affitti o convenzioni, per carità, infatti l'ho messo dopo, però sulla fiera, per esempio, è stata fatta una riflessione sulla fiera, sull'albergo delle povere, è stata fatta una riflessione. La fiera non credo. La sede della 4ª circoscrizione che era stato proposto tempo fa per ospitare la sede dell'INPS e non se n'è fatto niente. È stato verificato se può essere utile allo scopo? C'è l'edificio H, c'è l'ufficio H in questo momento, in parte, perché gran parte di questo grande edificio non è utilizzato. È stato verificato? La casa del sole? La casa del sole, grazie Mimmo, hai visto? La dottoressa Rimedio non c'è più, se n'è andata, ha ritenuto che il suo contributo era stato più che sufficiente. Io le ho fatto un elenco, ma se vuole glielo posso mandare per iscritto, ma non spetta a me, io mi aspetto che questa cosa la facciate voi. Io ricordo fra 8 minuti, anzi 7, abbiamo l'appello in consiglio, quindi diciamo, visto che ci dobbiamo rivedere, se abbiamo dei dubbi su degli spazi, magari anch'io ne ho, li trasmetterei nell'ottica di una riunione anche con l'assessore, oltre alle stesse persone che ci sono, diciamo fra una decina di giorni. Per me va bene, però io vorrei che rimanesse a verbale traccia del fatto che ci è stato detto che la ricognizione si sta facendo, eppure a domande precise le risposte non ci sono, perché su quegli spazi le indagini non sono state fatte. Per me l'edificio che c'è tra via Catania e via Libertà è gravissimo che non sia stato preso in considerazione. Allora, questo che abbiamo sollevato, una serie di siti che chiediamo, io potrei aggiungere per esempio, ma sono poche classi, all'8ª circoscrizione, l'ex asilo Parisi, in via Principe Scordia, sono poche classi, però con questa edilizia si potrebbero recuperare 3, 4, 5, 6 classi. Ma è nostro questo asilo? Sì, è nostro, è nostra proprietà. Le chiese bagni pubblici sarebbero, prima erano bagni pubblici, poi sono diventate asilo Parisi, siccome non si può utilizzare come asilo a Borgo Vecchio su due elevazioni,
l'asilo non si può fare, però sei classi si potrebbero benissimo fare. In che via, mi scusi? In via Principe Scordia. Via Principe Scordia. Via Principe Scordia, asilo Parisi era l'ex asilo Parisi, okay. Ma non può diventare più asilo per legge. Quindi, per esempio, stiamo facendo un bene alla collettività. Certo, stiamo facendo un'attività. Allora, su tutte queste cose che ci siamo dette, dottoressa Care, l'ex manicomio di Via Loggia, la dottoressa Di Medio non c'è, quindi io mi invito poi la segreteria a mandare anche alla dottoressa Di Medio l'ulteriore verbale che faremo da questa settimana. Ma uno se ne va così, pure la dottoressa. Ce ne andiamo, ce facciamo così, Giulia, non sappiamo la motivazione, può essere anche un problema tecnico. E allora di inviare all'email della dottoressa Di Medio il verbale della seduta. Ci aggiorniamo. Una decina di giorni va bene per voi tutti? Sì. Una decina di giorni, ci aggiorniamo. E tutte queste informazioni sui siti che abbiamo detto, dalla Casa del Sole piuttosto che via sulla Giacomo Se Porta, su tutte le informazioni dell'Istituto dei Sordomuti e tutti gli altri siti che sono state fatte, che sono scritti a verbale, anzi, se andassi a verbale, quindi spero soltanto che voi... Calza. Mi auguro che voi abbiate preso i spunti di questo. Se non l'avete fatto, chiederò alla collega di ribadirli uno per uno in una cosa e mandargli un'email dalla segreteria. Va bene, presidente, siamo tre, dobbiamo ancora approvare il verbale, fra tre minuti c'è l'appello. D'accordo. Quindi, a questo punto, se avete segnato tutto, noi leggiamo il verbale e siamo a posto. Non ci dobbiamo sentire tra 10 giorni. Ci riconvochiamo di nuovo con la dottoressa De Medio, con l'assessore, quant'altri per poter trovare soluzioni. Intanto vi auguro una buona giornata. Buona giornata, grazie. Ho mandato alla segretaria di cortesemente aggiornare la dottoressa De Medio con la copia del verbale. E le invito la segretaria alla lettura del verbale in maniera sintetica e a procedere all'appello perché dobbiamo correre in consiglio comunale. Va bene. Correre simbolicamente, okay. Attenzione, che resteremo fermi. Procedo alla lettura. Verbale del 12 agosto 2020. Il presidente Russo alle ore 09.03 per prima convocazione verificata la mancanza del numero legale rinvia la seduta di un'ora. Alle 10.03 in seconda convocazione apre la seduta in modalità telematica con la presenza dei consiglieri Argiroffi, Ferrara, Milluso e Tantillo. La registrazione della seduta, che costituisce parte integrante del verbale, sarà visionabile al link del sito del Comune. Il presidente Russo ringrazia la dottoressa Gallo per essere presente, la invita a relazionare in merito al punto 1 dell'ordine del giorno, in particolare se è stata fatta una ricognizione sui beni patrimoniali. La dottoressa Gallo riferisce che per il bando la situazione si è aggravata perché le scuole hanno chiesto ulteriori spazi per l'emergenza ed evidenzia che la più gravosa riguarda la seconda e l'ottava ed era stata fatta per tale problematica una richiesta al patrimonio per eventuali disponibilità di beni. Si sta facendo una ricognizione per capire la possibilità che offre il territorio e sottolinea che hanno fatto richieste di aule anche per le altre circoscrizioni. La dottoressa Rimedio sottolinea che il bando è stato fatto solo per le circoscrizioni che hanno l'esigenza di reperire locali all'esterno. Il presidente chiede se è stata fatta la ricognizione dei beni patrimoniali e se è possibile usufruire di istituti esterni e caserme e se ci sono scuole che risultano occupate. La dottoressa Rimedio riferisce che l'amministrazione non ha disponibilità di bene da adibire per uso scolastico.
la consigliera Tiroffi chieda alla dottoressa Rimedio se esista una relazione scritta che attesti quanto riferito. La dottoressa Rimedio si rende disponibile a metterlo per iscritto in qualsiasi momento. La dottoressa Gallo riferisce che hanno interlocuzione col NUR, puntualizzando che anche la città metropolitana ha grosse difficoltà di reperimento aule. Il consigliere desidera sapere che caratteristiche avranno i contratti d'affitto rispetto alla durata. Il consigliere Tantillo ritiene che bisogna far lavorare l'amministrazione con serenità per il reperimento dei locali idonei per l'uso a cui devono essere adibiti e ritiene che tale riunione debba essere rinviata nel momento in cui il quadro generale sarà delineato. La consigliera Argiroffi reitera la richiesta di una relazione scritta che riporti in dettaglio tutti i punti in trattazione e in particolare sulla ricognizione dei beni patrimoniali. Consigliere Ferrara non condivide questo modus operandi della Commissione, che non serve a raggiungere obiettivi, e abbandona la seduta. La Commissione prosegue l'approfondimento della tematica in questione. La consigliera Giroffi sottolinea che la ricognizione non è stata fatta. Il presidente Russo invita la segreteria a trasmettere via mail alla dottoressa Rimedio il verbale e ci si aggiorna tra 10 giorni. Chiede alla segretaria di dare lettura del verbale della seduta odierna che viene posto in votazione per appello nominale. Presidente, aggiungo l'ultima cosa, così Presidente, già hanno fatto l'appello in consiglio comunale. Io dalla prossima volta dichiaro che però esco al momento dell'inizio del consiglio, perché non è possibile dovere non... ora rischia che sembri una decisione non essere presenti. Votiamo il verbale, per favore. Io mi sento prigioniero con questo sistema. Va bene, Presidente. Mi sento prigioniero. Favorevole. Non sono voluto andare via per non fare decadere la seduta. Falso, però così. No, io al 5 minuti prima dell'inizio. Io favorevole. Non funziona più. Consigliere Argiroffi. Ora andiamo in consiglio comunale per andare a giocare in consiglio comunale. Andiamo via a giocare per questo motivo. Consigliere Melluso. Favorevole. 3 favorevoli. Ci vediamo dalla sua parte. Grazie a tutti. Posso avere anch'io una copia di questo verbale? Sì, assolutamente. Le volevo grazie, dire, per favore. Buon lavoro. Per favore, se ci potete, per favore. Vado in consiglio, posso, grazie. Posso? Mi potete fare la cortesia? Noi le mandiamo la copia del verbale, se ci potete notiziare su tutte quelle cose che noi abbiamo chiesto in questi giorni, quando vi è possibile, qualunque notizia, anche se abbiamo trovato nel quartiere Totto quel locale che ci avete indicato, oppure abbiamo trovato una nuova soluzione. Da qui a 10 giorni ci risenteremo di nuovo, però se vogliamo essere aggiornati, la ringrazio. And